Beh, le istituzioni devono capire che la BIT di Milano è il core business del turismo italiano e bisogna essere presenti, quindi noi ci andiamo, lo facciamo volentieri, però diciamo, soprattutto è una fiera diciamo, importante per le istituzioni e per le associazioni, i consorzi, tutti quegli operatori che operano su turismo. Modello Italiano nel Mondo è un progetto di marketing internazionale dedicato all'artigianato e ai prodotti tipici italiani. Un punto d'incontro per conoscere ed abbracciare le tradizioni italiane, la cultura del lavoro artigianale e della creatività. Un canale dove il visitatore può entrare in contatto diretto con il mondo degli artigiani e possa sentirsi tutelato e garantito dalla qualità selezionata e dal livello di servizio offerto. È importantissimo valorizzare il territorio. Ho sempre detto che il merito di questa iniziativa è di partire dal particolare per andare al generale, cioè attraverso l'esaltazione e l'implementazione di un modello di struttura territoriale, comprensoriale, di riuscire a realizzare poi un modello che può essere spendibile anche a livello più generale. Sicuramente è un progetto che anche come amministrazione ci vede partecipi e partecipi in maniera convinta, perché riteniamo che attraverso di esso si possa veramente pervenire a un'esaltazione di quelli che sono i valori più propri, più genuini della nostra tradizione. È un mélange di tradizione, cultura, di conservazione e di valorizzazione del territorio. Mi ha colpito proprio questo fatto di poter ricreare un progetto globale per un modello italiano nel mondo. Quindi, cosa c'è di meglio che proporlo anche da Milano e venire da Milano qui per riportarlo ancora a Milano, magari appunto ancora più sviluppato, perché diciamo che adesso siamo all'inizio, però secondo me, quando si mettono insieme tante competenze, tanti artigiani e tante possibilità di, insomma, di andare lontano anche nel mondo, possiamo ricreare veramente una grossa situazione all'avanguardia, perché poi Milano in questo momento poi, insomma, la settimana della Fashion Week, quindi della moda, turismo, e perché no cercare di concentrare queste forze che arrivano da Milano e anche appunto in questo caso da ITRI e dalla Regione Lazio. La strategia del progetto Italiano nel Mondo è quella di legare personaggi o monumenti a prodotti accessibili e di largo consumo, così da promuovere prodotto, produttore e territorio e contemporaneamente creare maggiore curiosità nei corners e nei POS. Vogliamo gli operatori di anche prodotti tipici, artigianato, hobbistica, perché vogliamo valorizzare sia il territorio, sia il produttore, sia il prodotto. Un più ampio panel di potenziali acquirenti significa maggiore visibilità per i prodotti degli artigiani e aziende manifatturiere. Inoltre, le azioni a sostegno della garanzia di provenienza, qualità e tracciabilità dell'offerta forniscono maggiore sicurezza per l'acquirente nel processo decisionale e maggiore difesa per il produttore dalla concorrenza sleale. È una situazione non riconosciuta, come ce ne sono tante, gli stessi sindacati lo sono, e può essere sicuramente un importante supporto, svolgere anche una funzione vicariale dei singoli associati, non solo per il rilancio dei prodotti che verranno a proporsi, ma dal punto di vista strettamente legale, anche per le consulenze, per il sostegno, per la tutela che dovesse verificarsi in caso di sviluppo eventualmente patologico delle relazioni che si andranno a creare. Quando si parla di operatori bisogna far capire loro che non per forza bisogna rinunciare a quella che è la propria immagine, quando un'immagine di un'impresa può essere insieme alle altre un aspetto di forza, un punto di forza. È chiaro che se a me mi si chiede da un punto di vista organizzativo, gestionale, io posso dire che ci sono vari sistemi, ci stanno le associazioni temporanee di imprese, dove due o più imprese si mettono insieme e poi si gestisce questo sistema di nuovo metodo di commercializzazione dei prodotti locali o artigianali.